Ora vediamo gli esperimenti per visualizzare gli spettri atomici di emissione dei vari elementi e composti chimici. Questi sono i tubi Plucker, ciascun tubicino di vetro contiene un gas diverso. In particolare noi disponiamo dell'idrogeno biatomico, l'elio, il neon, l'argon, l'azoto e l'ossigeno. Qui abbiamo preso il neon, l'abbiamo collegato all'alimentatore ad alta tensione che fornisce circa 5.000 volt ai capi del tubo Plucker. Il tubo si illumina, passa corrente nel neon e gli atomi ricevono energia con gli elettroni che si portano ai livelli eccitati superiori e continuamente ricadono sui livelli inferiori, disccitandosi ed emettendo luce. Una luce che è di aspetto brillante arancione. Se però andiamo a scomporre questa luce utilizzando un dispositivo ottico che separa i vari colori, vediamo che sono presenti delle righe brillanti e quindi lo spettro emesso non è uno spettro di luce continua in tutti i colori, è uno spettro fatto di righe discrete, di righe staccate tra loro. La maggior parte di queste righe cadono nell'arancione e nel rosso e perciò il neon sembra emettere soltanto una luce arancione, ma ci sono anche delle righe gialle e anche delle righe verdi. Per separare la luce nei suoi colori, possiamo utilizzare lo spettrogoniometro di Kirchhoff-Bunsen oppure questi due spettrometri che hanno qua, dalla parte dove si guarda con l'occhio, un reticolo di diffrazione. Anche questa fotografia è stata fatta utilizzando un reticolo di diffrazione che è stato messo davanti all'obiettivo della fotocamera. Ed è per questo che compaiono questi due spettri ai lati del tubo Plucker illuminato. Qui vediamo la stessa situazione fisica con i due spettrometri e qua si vede il reticolo di diffrazione che è messo all'oculare. Questo qua, questo dischetto rotondo, è il reticolo di diffrazione. Queste altre due foto, questa e questa, presentano un solo spettro, cioè veramente li presentano tutti e due, una a destra e una a sinistra, ma sono più distanziati rispetto alle foto precedenti perché sono state fatte utilizzando un reticolo di diffrazione più fitto da 1000 righe al millimetro, che quindi apre di più gli spettri e li distanzia di più di prima, quindi si vede soltanto un solo spettro a sinistra piuttosto distanziato e un altro spettro a destra. Si vede anche che le righe sono più distanziate perché è un reticolo che apre di più i vari angoli. Anche questa foto è fatta con il reticolo di diffrazione da 1000 righe al millimetro e si vede qua lo spettro del neon. Qui vediamo come si fa la foto con il reticolo di diffrazione, che è semplicemente una specie di filtro che va messa davanti alla fotocamera. E vediamo qui i due spettri del neon. Questo invece è lo spettro sempre del neon visto all'interno dell'oculare dello spettrometro, questo spettrometro qua. Si riconoscono le molte righe rosse e arancioni, ma anche le righe gialle e le righe verdi emesse dal neon. Quest'altro invece, sempre preso guardando attraverso l'oculare dello spettrometro, è lo spettro dell'elio. Vediamo che presenta un numero di righe diverse, di colori diversi, perché ogni atomo, ogni elemento chimico, ogni composto chimico ha la sua firma caratteristica, la firma spettrale, cioè ha il suo spettro particolare. Come tanti prodotti di un supermercato, ciascuno di loro ha il suo codice a barre. Allo stesso modo, tutti gli elementi chimici e i composti chimici hanno il loro spettro particolare, il loro codice a barre. Questo è sempre lo spettro dell'elio, ma guardato attraverso lo spettrometro di Kirchhoff-Bunsen, che ricordiamo è questo apparecchio qua. Infine, sempre l'elio, guardato attraverso il reticolo di diffrazione, vediamo appunto i due spettri a sinistra e a destra. L'elio si colora di un colore bianco, a differenza del neon. Il motivo per cui ogni elemento chimico ha il suo spettro di emissione diverso da quello degli altri elementi è che è diversa la configurazione elettronica di ciascun elemento rispetto agli altri, cioè è diversa la disposizione degli elettroni che ruotano intorno al nucleo. Quindi saranno diversi anche i salti che questi elettroni fanno, sia quando saltano dai livelli inferiori ai livelli superiori, che quando ricadono. Quindi quando ricadono emettono fotoni di energie diverse rispetto ai fotoni emessi da altri atomi che sono diversi, hanno una struttura elettronica differente perché appartengono ad altri elementi chimici.
È per questo che ogni elemento e ogni composto chimico ha il suo spettro particolare, in questo caso di emissione, il bario, il calcio, l'elio, l'idrogeno e così via.